Buonasera ragazzi, benvenuti oppure ben ritrovati nel mio canale. Prima di cominciare con questo video volevo solamente una Ferrari. Che cosa strana, Maranello. Prima di cominciare con il video volevo ringraziarvi tutti quanti, perché senza di voi non saremmo mai arrivati al traguardo dei 5.000 iscritti. Grazie a voi, grazie per avermi supportato, grazie per le continue domande che mi fate. Prima di cominciare con il video volevo dirvi che finalmente sono riuscito a fare una sigla decente, della quale io ne vado particolarmente fiero. Poi adesso la vedrete voi e giudicherete voi. Sì, spero che vi piaccia, perché io ci ho messo tutto quanto il mio cuore. Dopo quella chiavica della prima sigla ho deciso di fare una cosa un po' più carina, un po' più al passo coi tempi, un po' più teenagers friendly e quelle cazzate lì. Insomma, questa è la sigla nuova. Spero che vi piaccia, perché altrimenti, come sempre, sarebbe un disastro. Allora, in questo video, come avrete già capito dal titolo, voglio portarvi a conoscere un po' la zona della Motor Valley, che vuol dire zona Modena barra Bologna, perché tra Modena e Bologna, in generale comunque in Emilia Romagna, c'è un grande afflusso di case automobilistiche e motociclistiche italiane, conosciute in tutto il mondo, come per esempio Ferrari, Lamborghini, Bugatti, no, Bugatti non c'è più, Ducati, Maserati, Dallara, Gesù Cristo, e chi più ne ha più ne metta. E questo chi è? Un nuovo friend. Bello, perché qua non puoi pensare senza un rumore di un motore attorno a te. Cioè, prima o poi, dovunque tu sia, vedete, io sono qua, non c'è un cazzo di niente qui intorno, eppure è spuntata una Ducati di Havel così dal nulla. Cioè, non puoi nasconderti, non puoi. Prima o poi i motori ti troveranno e ti faranno un culo così. Beh, dicevo comunque che, essendo nella Motor Valley e avendo tutta questa mandria di case motociclistiche e automobilistiche prestigiose italiane, ho pensato di fare un video un po' così, di portarvi in giro, portarvi con me e raccontare anche magari un po' la loro storia, un po' la storia dell'Emilia Romagna, un po' la storia che ha formato la Motor Valley, quella che conosciamo noi adesso. Ma prima vi voglio parlare della mia moto. Chi la va fa culo, perché? Ma perché? Ma da dove cazzo salti fuori? Ma ehi, ehi, vattene via, bestia di Satana. Allora, dicevo, speriamo che sia l'ultima volta. Questa qua è una Aprilia Tuono V4 1100 Factory del 2017. Perché ho scelto questa moto? Innanzitutto perché avrà visto il video di quando portavo questa moto a casa. Io sono sempre stato un gran fanatico dei motori, in particolare Aprilia. Aprilia per me è il marchio che mi porto nel cuore sin da quando ho cominciato a capirci qualcosa di motori. Non so perché, non chiedetemelo. Penso che sia, la famosa freccia di Cupido. E niente, adesso vi parlo un po' di caratteristiche tecniche, vi sparo qualche numero qua e là. Parliamo di un motore V4 da 1100 centimetri cubi, motore derivato per un buon 90% dalla Aprilia RS V4, cambia solamente l'alesaggio dei cilindri e una fasatura nelle testate differenti, un po' giusto per addolcire, diciamo. Addolcire è quasi un eufemismo quando si parla di 175 cavalli per 121 Nm di coppia. L'RS V4 dello stesso anno penso che ne abbia 25 in più, insomma, viaggia sui 200 cavalli. E niente, questa la porta ad essere tra le maxi naked più potenti al mondo. L'ho scelta perché principalmente io ero orientato molto di più sulla RS V4. Però avevo voglia di prendere una moto potente, che avesse tutte le carte in regola per potermi divertire alla grande, ma senza rinunciare comunque alla comodità. Infatti questa qua tecnicamente è un RS V4 con semicarene e manubrio alto. Quindi sono arrivato alla conclusione che questa qua fosse la moto adatta per me. Un'altra cosa veramente bella di questa moto è il sound. Sound che purtroppo fino ai 5.000 giri è strozzato dalla valvola di scarico. È una valvola servo assistita che serve appunto per ridurre le emissioni, per ridurre l'inquinamento acustico. Ma sopra i 5.000 giri questa moto qua diventa qualcosa di eccezionale. Andiamola a sentire. Adesso è con la valvola di scarico chiusa. L'unico modo per aprire la valvola di scarico è metterla in marcia, ovvero metterla in prima e superare i 5.000 giri.
Ebbene, detto tutto quello che dovevo dire, ora partiamo e come prima tappa andremo alla fabbrica della Ferrari. Molto probabilmente troveremo un sacco di Ferrari in giro, quindi mio consiglio personale: preparatevi una scatola di fazzolettini perché ne avrete bisogno. Allora, eccoci qua. Bene. Allora, parto subito col dirvi che questa qua è la posizione migliore che ho trovato, perché io mi vergogno di stare davanti alla gente a parlare. Ferrari, questo piccolo, grossissimo mito. La storia della Ferrari comincia con la scuderia Ferrari nel lontano 1929 a Modena. Un reparto corse che aveva l'obiettivo quello di affiancare Alfa Romeo nel mondo delle corse. Questo fino al 1937, quando Alfa Romeo decise di mettere da parte la scuderia Ferrari per fondare un nuovo reparto corse e di mettere Enzo Ferrari a capo del progetto. Ad Enzo, giustamente, non andava molto giù questa cosa, e dopo aver lasciato questo incarico nel 39 decise di ritornare dove tutto ebbe inizio, ovvero la scuderia Ferrari di Modena, dove aveva sede l'ex reparto corse dell'Alfa Romeo, e intraprendere un nuovo percorso che fino al 1944 si chiamerà Autoavio Costruzioni. Ebbene sì, per chi già si immagina un po' come si andrà ad evolvere la situazione, le prime auto di Enzo Ferrari non erano delle Ferrari. Questo perché, per via di una clausola contrattuale con Alfa Romeo, Enzo Ferrari non potette usare il suo nome o suo cognome. Sempre tornando al discorso di fazzolettini, per la propria azienda per un tot di tempo, mi pare 4-5 anni, adesso non mi ricordo bene. Anche se principalmente Autoavio Costruzioni nacque come azienda produttrice di rettificatrici e parti di velivoli, ma questo non gli impedì di produrre auto da corsa. Infatti, lo stesso anno che fondò Autoavio Costruzioni, iniziò a produrre la sua prima vettura, progettata sulla stessa base tecnica della Fiat 508 C Balilla, e pochi mesi più tardi ne vennero fuori due esemplari, denominati 815, nome dato per via del loro motore 8 cilindri in linea da 1500 centimetri cubi. Di questi due modelli unici, ovvero una coda corta e una coda lunga, solamente una si è salvata nel corso di tutti questi anni. Quell'altra invece, che era di proprietà del noto marchese Lotario Rangoni Machiavelli, per motivi ignoti venne pressata da uno sfascia carrozze per iniziativa del fratello Rolando. Sta grandissima testa di cane. Comunque sia, il modello coda corta venne ritrovata e restaurata e tuttora di proprietà del collezionista Mario Righini, un notissimo e altrettanto stimatissimo collezionista modenese, dove giura che finché sarà in vita quella vettura rimarrà sul suolo italiano. Ma tornando a noi, nel 43 la sede appunto venne spostata qui dove vedete voi adesso. Ovviamente all'epoca era non più che una piccolissima officina, nel corso degli anni si è espansa sempre di più, e dopo che venne bombardata nel 44 dagli alleati venne ricostruita successivamente nel 45. Finita la seconda guerra mondiale e finita anche la clausola contrattuale di Enzo Ferrari con Alfa Romeo, sempre qua a Maranello Enzo Ferrari fondò il marchio automobilistico Ferrari, esattamente il 12 marzo del 1947. Lo storico simbolo che conosciamo tutti, ossia il cavallino rampante su sfondo giallo, ha origini storiche sin dall'apertura della scuderia Ferrari dei lontani anni 20. Infatti lo sfondo giallo rappresenta la città di Modena, città natale di Enzo Ferrari e della scuderia, mentre il cavallino rampante venne donato ad Enzo Ferrari dalla madre di Francesco Baracca, ex aviatore militare decoratissimo della Seconda Guerra Mondiale. Questa dovrebbe essere la nuova F8 tributo. Oh, e quella lì è un F12 TDF. La prima vettura ad oltrepassare ufficialmente le mura di questa fabbrica con il nome Ferrari fu la Ferrari 125S. Da lì in poi tutto ciò che venne dopo è leggenda. Ma California, questi c'hanno la faccia da turisti. Bene, prima casa automobilistica fatta. Adesso ce ne mancano un altro paio. Questo deve essere un esemplare di 812 Superfast. E questo, ragazzi, allora, questo mi devo fermare un attimo perché devo assolutamente fermarmi ad esporre. Questo qua è il famosissimo muretto del vai piano figa, t'avevo detto di andare piano. Figa, ho detto piano figa. Ragazzi miei, la prossima tappa sarà la Pagani. Siamo appena arrivati a San Cesario sul Panaro, quindi adesso ci manca solamente qualche altra curva, qualche altra rotonda e poi ci fermiamo. Oddio, ma quanto è bella sta azienda. Vabbè, dai, cominciamo a parlare.
La Pagani Automobili che vedete qua davanti nacque esattamente qui a San Cesareo sul Panaro, ovviamente in Emilia Romagna, per mano di Orazio Pagani. Ma prima di fondare questa azienda, Orazio Pagani lavorò per un sacco di anni presso la Lamborghini e successivamente come collaboratore esterno quando nel 1988 Orazio fondò la Pagani Composite Research. Ma da tempo Orazio Pagani aveva in mente di dedicarsi alla produzione in proprio di una nuova Gran Turismo e fu proprio nell'88 che apparvero i primi disegni di quella che oggi conosciamo con il nome di Zonda, ma che ai tempi nacque come Fangio F1, un tributo al mitico Juan Manuel Fangio, ex pilota Formula 1 degli anni 50. Nel 91 Pagani fondò l'azienda Modena Design, che diventò ben presto fornitore dei produttori di auto sportive come Dallara, Ferrari, Berman, Lange e Renault. Nel frattempo continuavano gli studi per la Fangio F1. Nel 92 Pagani realizzò il primo prototipo del progetto C8 e fu proprio in quell'anno che nacque la Pagani Automobili che vedete adesso e che conosciamo oggi. In quel periodo tramite Fangio riuscì ad entrare dentro i giri alti della Mercedes e riuscì ad appropinquarsi della fornitura dei motori AMG interamente costruiti a mano, ma solo 2 anni più tardi però. I test aerodinamici vennero condotti nel 93 e la nuova vettura venne terminata nel 98, cambiando il nome appunto da Fangio F1 in Zonda, prendendo spunto da un vento che soffia nelle Pampas argentine. Questo perché nel 95 il famoso pilota Juan Manuel Fangio venne a mancare e, appunto, grande estimatore di codesto pilota, Orazio Pagani decise di cambiare il suo nome in segno di rispetto verso il suo amico scomparso. Insomma, la Zonda venne presentata al Salone dell'Automobile di Ginevra nel 99 e rimase in produzione fino al 2010, quando venne sostituita da una versione più aggiornata, la Huayra, della quale è attualmente in produzione. Questa è l'azienda più piccola e più giovane di cui vi parlerò oggi. Più giovane perché è appunto nata verso la fine degli anni 80 e più piccola perché questa, rispetto a tutte le altre aziende, conta un totale di 55 operai. Operaio più, operaio meno, poi esattamente non so il numero esatto di dipendenti all'interno della fabbrica, però sì, questi sono i numeri. Tanto per farvi un confronto, la Ferrari conta più di 3.000 operai. Guardatela attentamente questa azienda perché è l'azienda più pulita esternamente che io abbia mai visto. Cioè, secondo me lì per terra ci si potrebbe anche mangiare. Tanto di cappello per Orazio Pagani, veramente un grande.